Ragazzi, qui Wolfsmith a questo nuovo live che è uscito di Rolius, comunque stavo dicendo, lasciamo stare nuovo live sempre su Battlefield 4, signori. Ho cercato di fare più video possibili prima che purtroppo chiudono la beta, stavo più sembra il 15, qualcosa del genere. Comunque mi sembra giusto che la chiudono, cioè in modo da avere con qualcuno per dare la possibilità a quelli della DICE di preparare comunque il perché vabbè, ci sono qualche palla, io il problema che non ho mai imparato qua com'è che si tornano, comunque per dare tempo ridare di preparare i server e tutto, visto che comunque almeno per adesso sto dicendo non esistono server noleggiabili, cioè noleggio non c'è neanche. Soprattutto ho provato, sembra che nella beta non ci sia neanche il commander mod. Infatti mi sarebbe piaciuto, cioè, sia farla vedere a voi, ma comunque farla, cioè, proprio vedere anch'io, che è una proprio di quelle, una delle novità più importanti. Boh, sto parlando di loro, vabbè. Comunque, una delle novità più importanti, visto che è un ritorno al passato, sembra che ci sia in Battlefield 2, io non sono così vecchio di averlo giocato, purtroppo. Boh, ragazzi, non è che mi va tantissimo di ritrovarlo, comunque in giochi vecchi, non perché non mi piacciono, cioè non è che io sia uno di quelle persone che non so, potrebbe essere per esempio Stefan Chaos. Mamma mia quanto faccio schifo. Ecco, la cosa che detesto qua è che non si sa perché sti qua, sì vabbè, cioè vabbè, qua gli enti sono fatti abbastanza schifo, cioè non sto dicendo come gli enti sono, proprio come grafica non sono morto, comunque a questo punto direi dare la mia vendetta, cioè sì ho ragione e solitamente comunque in questi casi qua ce li ho, entrano qua ragazzi da qualche parte, qui rientrano, salgono le scale e mi troveranno, cioè non le ricasta di che non le scale gli ascensori, mi troveranno pronti a dargli il loro bel benvenuto. Ho scommesso che sto qua in realtà uno dei miei compagni, io vorrei sapere perché c'è sto bar qua che ti fa credere che c'è tanto, cioè niente, secondo me soprattutto ho potuto vedere, cioè non dà il, sapete che dà il cosino blu per dirti anche questo qua amico, qua non te lo dà. Sì, adesso sì, qua è fatto così bene che cioè non si capisce neanche la differenza tra il vetro oppure no, cioè guardate, più è proprio far vedere proprio la grafica, che è una cosa assurda, cioè io non ho mai visto. Sono creato anche i miei compagni passati i batti e sì, ho detto, cioè la grafica come l'hanno fatto sembra quasi dire, ma io COD perché lo compro? Perché ragazzi, cioè adesso questo qua ci sto giocando per un po', mi sta divertendo veramente troppo. È veramente un grande gioco, cioè vabbè, non è ancora uscito quindi non si può ancora dire. Anzi, io anche se si parla di un gioco che mi sembra bellissimo, sono proprio delle mie caratteristiche, io cioè è difficile che dica sembra dalla beta un bel gioco o poi non lo prendo. Ragazzi, io voglio vedere il gioco finito, perché nelle beta, cioè non è il gioco finito, cioè sì, ok, gli danno una mappa così, però non è vero il gioco finito, cioè alla fine, per esempio, i bug che ci sono, non è un gioco, cioè partite ragazzi, per esempio, dall'esempio bug, è un nemico, vabbè, dicendo, partite per esempio dai bug, non è un gioco finito la beta, cioè hanno la possibilità di capire com'è, però ragazzi, dico, siamo lontani da parlare di gioco finito, gioco non finito, e ammazza sto qua, vabbè, abbiamo capito, cioè quando l'ho anche colpito una volta. Beh, no, adesso voglio usare un po'. Sì, no, però c'è boh. Vabbè, senti, diciamo questo qua. Non è che lo si lo scala. A qua potete vedere sto bug qua, bug assurdo, no, la rifrego la classe perché il gioco con questo scar qua non mi piace tanto.
cioè non ho fatto niente, vabbè. Cassi, camperemo da tutte le parti, vabbè. Camperare, se tu fanno a mettersi a riparo, perché ragazzi, si parla molto di camper, ma chi non si ripara mentre sta ricaricando per me, cioè, non significa che si la lascia, è scemo e basta. Che mentre ricaricate, ragazzi, voi non potete fare, cioè, se trovate davanti un tizio, o è preciso, o la grandissima precisione che ho io, che è un caso a parte, no, l'ammazza. Cioè, ho già guadagnato la... Mamma mia, super veloce. Perché mi sono buttato? Ah già, è vero qua. Ma perché ti butti? Ma ho offeso sto qua, io volevo semplicemente uccidere, lui non si è fatto uccidere. Poi adesso ero ucciso i miei compagni. Mi sono buttato per niente. Ah già, è vero, perché comunque quelli avevano visto che erano in alto. Però ho detto, ragazzi, io qua ormai sono così rimbambito che non riesco neanche a capire chi è amico, chi è nemico. Ma perché che hai fatto? Ah, è... Ah, è vero che questa qua la... No, guarda quello lì che mi dà uguale. Stavo dicendo, ho sbagliato a mettere le classi. Che sì, ragazzi, tutte le mie cose di cognino ghost. Tanto per farmi un po' figo, io l'ho sbloccato, voi no, ma è tanto per quello lì. Che la piace. E ha la sensazione comunque da avere. Perché mi piace, devo ammettere, mi piace avere la possibilità di non so, cioè avere il mio soldato, no, poterli mettere le armi che voglio, con gli accessori che voglio. Infatti una delle cose secondo me che mancava in Battlefield. Battlefield 3 era proprio questo qua, non potevi cambiare le pistole che erano o quella tattica o col silenziatore, basta. Mi piace poi comunque, mi dà anche un senso per giocare, cioè, ok, io gioco per divertirmi, ma secondo me anche giocare permette di dire, dai, gioco, così sblocco quest'arma qua che mi piace, questo accessorio qua, aiuta secondo me, comunque sia far venire la voglia, beh sei due è buono, comunque sia per far venire la voglia, cioè almeno, ok, poi comunque io gioco anche perché veramente mi diverto come un pazzo, cioè, adesso vabbè, quando c'è la scuola naturalmente no, infatti ragazzi, ma perché vabbè, quando c'è la scuola prima cosa da fare, prendo schifo, oh guardate, era lì che mi aspettava, secondo me sapeva, si è aspettato, camion. Secondo me sapeva che entravo lì. Non vorrei dire una cavolata. Cioè a me è sembrato quasi che lui sapesse che io sarei entrato lì. Questo significa che sono troppo quelli. Cioè le spore fanno schifo. Che quando uno ti aspetta per ucciderti alle spawn. Il che strano perché sarà spero che sia un bug. Perché un Battlefield. Si tranne vabbè, avete visto il video di Black Company 2 dopo venivo proprio ucciso. Sembra poi uno spam king, se un po' più. In Battlefield è abbastanza intelligente il sistema di rinascere, cioè dice, vede che qua c'è un nemico, ti fa entrare un'altra parte. Quindi è una cosa abbastanza bella, che ragazzi, lo spam killing, ma stanno solitamente la metà delle persone di Conchevello, a me personalmente non piace, sia perché, cioè non è bravo a spam franking, è fortuna. Non è che uno che fa tanto spam killing è bravo, ok, potrà pure essere bravo, però dico. Sia per questo qua, saluta il mio amichetto. Ragazzi, l'ho preso proprio bene. No, caro, l'ho ammassato. Perché 45%? Avete più trovato, sì, infatti l'ho ammassato. Questa qua che è sempre successa. Cioè fate voi, adesso sto pensando un'altra cosa, che ogni tanto mi capita, fidati ragazzi, mi è capitato un sacco di volte, che ci siamo, oppure uno ti ammassa, cos'è? Che le mettete a 4. Cioè 4. Ed è una. Ma cosa fate con il mio? Perché dici? Ancora un colpo dell'ammassarlo. Ma sì. Oh,
ragazzi, è anche vero che molte volte mi sono tagliato proprio per quel motivo lì, quindi forse abbiano messo magari in parte di farti uccisione. No, stavo scherzando, cioè alla fine cazzi, sono cose che capitano, non puoi decidere di te queste cose, non puoi dire che questo faccio quell'altro. Io ecco, spesso stavo aspettando e volevo vedere la situazione di Ciccio, cioè stavano conquistando loro o noi. Se stavano conquistando noi non andavo, visto che comunque hanno conquistato loro, vado. Che sennò l'altro piano era quello di fare panchina, comunque cercare di farli rimanere nella loro base in modo che non possano, o comunque non potessero venirci a conquistare le basi o comunque dare fastidio. Ma questo non è il caso. Ma sto qua è l'RPG, mamma mia, ragazzi, non so voi, a me cioè, mi danno troppo nervoso questi qua con le, che senso ha usare l'RPG contro la fanteria? Che senso ha? Cioè secondo me l'RPG l'ho usato contro la fanteria in un solo caso, se uno camper, ragazzi, contro i camper si può fare quello che volete, l'importante è riuscire ad ammazzarli. Allora, quello che ho sempre pensato io, che visto che il camping è uno dei problemi più grandi dei giochi di multiplayer di oggi, cioè non che non abbiano nessun problema, però vabbè, comunque stavo dicendo è un per cento, sono uscito un ciclo, comunque stavo dicendo è uno dei più grossi problemi, non che togli il camping, il gioco è perfetto. Prima che capite male per dire che è per il camping è perfetto, ragazzi, uno dei più grandi problemi, o non è anche perfetto, perché ricordatevi, su un problema risolto ne avete 109 risolti. Come su un filosofo oggi, vabbè, come stavo dicendo, sì che però cioè comunque non si può dire che sia l'unico problema. Guardate quello schifo di Modern Warfare 3 e lo capirete, almeno certe persone piacciono. Ragazzi, se a voi piacciono mi credo soltanto dicendo che, vabbè, potevano fare un gioco migliore. Anche se qualche video su M3 lo farò, perché secondo me è un gioco importante, non per quello che ha fatto, ma per il semplice fatto che ci ha fatto capire come da un gioco bellissimo può spuntare un gioco schifoso. E che ragazzi, io già da Modern Warfare 2 avevo visto i problemi qua, sì, vabbè, con le frame, ma quanti erano? Oh ragazzi, se vogliamo conquistare lì dobbiamo andare in massa. No, qua ecco un altro, no dai, fammi rientrare. Sì, vabbè, lo dicendo, se dobbiamo conquistare lì ragazzi, voglio ponti a tutto, perché qua sono veramente in tanti. No, granata. Mi dispiace ragazza, ma non ti posso rianimare. Ma non sono completamente l'ultimo uomo di squadra. Vabbè, questa campea. No ragazzi, sono un genio, è geniale sta cosa qua, perché in questo modo non la posso usare, perché sto spostato. Comunque stavo dicendo, è geniale sta cosa qua, perché in questo modo non posso usare l'ascensore, su riammami. Ma perché si è lanciato fuori? Comunque stavo dicendo che sta cosa qua era geniale, perché in questo modo non posso usare l'ascensore. Quindi ragazzi, quando potete cambiare l'ascensore? Vabbè, se dovete difendere un po', lo stavo dicendo. È comunque stata una cosa abbastanza buona, perché questo rende più difficile il camperaggio da parte loro, comunque da parte dei nemici. Cioè, non volevo mica camperare, perché altrimenti mi sembra che non scendo. Comunque se scendi lascerò io. Se scendevano avevano una brutta sorpresa. Non è che anche qua potevo benissimo aspettare, vediamo come si evolveva la situazione, ma fa niente. Evolveva la situazione, mamma mia che parola complicata.
Quindi ormai non si trova a dire parole così complicate, visto che dovresti essere concentrato a fare altre cose, ma secondo voi perché faccio così schifo? Avete capito perché faccio così schifo? Questo esempio qua è stato fornito dalla Wolf Enterprise al Master Channel, scegliete voi. Certo, non è lo stesso, prendiamo sempre i soldi, corri! Corri! Cioè, ti serve essere agente maggiore Hartman? Sì, per chi non lo sapesse, era quello di, non so se conoscete il Full Metal Jacket, se non l'avete visto, avete vedere, cioè, io il salto di corsa iniziale, farò un altro video su quello lì, se ce la facciamo, non mi importa niente. Qual motivo si chiedeva, come sarà fatto il video, non lo sappiamo. Dovremmo ancora poter dire, parlare di una parodia. Parodia. Ottimo! Perché? Cioè, io sono entrato dietro a lui. Vi rendete conto che dannatissimi bug mi ritrovo a dover affrontare? Sì, ormai in certe cose sto rinunciando a capirle. Stavo dicendo, a questo punto sta per finire la partita, è finita, quindi ragazzi direi di chiudere il live, ok, non so dove tanto, ma fa niente, appunto direi sì, che si fa qualche altro video su Battlefield 4, spero con anche presenti Stefan Chaos e Jacopo Mi, tanto per storeggiare di più, tanto l'altro video che l'avete visto, spero che vi sia piaciuto. Quindi a questo punto stavo dicendo, bella a tutti da Wolf, e alla prossima che credo che sarà su Battlefield 4, almeno credo, bella.